È morto Giuseppe De Donno, il medico che curava i malati di Covid con il plasma iperimmune, deriso da virologi da salotto e isolato dalla politica. Senza vaccinazione si torna alla didattica a distanza, lo dice l'Associazione dei Presidi Italiani. Approvato il pass sanitario in Francia, il governo non arretra di fronte alle numerose proteste dei cittadini francesi. A Piazza del Popolo la manifestazione di Io Apro, la polizia impedisce corteo pacifico. Io avevo parlato con Giuseppe De Donno nel mese di marzo, credo, di quest'anno, quando stavo completando il mio documentario Covid le cure proibite, volevo verificare alcune cose sulla plasmaferesi e quindi l'avevo chiamato. E mi è rimasto questo ricordo impressionante di aver parlato con un uomo già morto dentro. Cioè era un uomo completamente spento, un uomo completamente senza più entusiasmo, un uomo che mi diceva, ma me lo diceva come un bambino che non capisce perché gli hanno portato via il giocattolo. Diceva, io ho curato i pazienti, li ho visti guarire sotto i miei occhi, eppure questa cura non interessa a nessuno, non riesco a capire perché, mi diceva. E io in quella telefonata, non conoscendolo bene, non è che potevo permettermi, però insomma ho provato ad accennare, come dire, a certi interessi, che magari in questo momento l'interesse primario, specialmente ai piani alti del potere, non è quello di curare i pazienti, ma casomai di creare un caso enorme mondiale che poi porterà chissà come alla soluzione mondiale dei vaccini. Ecco perché, cercavo di spiegargli, non interessano le cure, specialmente quelle che costano poco. Però mi ricordo che lui non capiva, cioè evidentemente è un medico, come dire, ortodosso al 100%, non ha mai considerato questa opzione, non aveva ancora considerato questa opzione di un mondo dove una cura che salva la vita di colpo non viene utilizzata perché ci sono dei fini economici dietro molto più grossi. E mi ricordo proprio che ho avuto questa sensazione di aver parlato con una persona viva ma già morta dentro, completamente senza entusiasmo. Ora io non so dire se lui sia morto, c'è qualcuno che suggerisce che sia stato ammazzato, qualcuno invece che sia stato suicidato, fra virgolette, qualcuno invece che crede al fatto che si sia veramente suicidato. Io non trovo assolutamente niente di anomalo nell'idea che lui si sia tolto la vita, e comunque sia non cambia niente, cioè che lui l'abbia fatto di propria mano, che sia stato qualcun altro, è comunque un uomo che è stato ucciso da un sistema, è stato ucciso da un sistema cinico che non ha voluto dare retta a una cura che lui aveva trovato, perché questo sistema risponde a dei poteri molto più alti, molto più forti, ai quali non interessa curare la gente, ma interessa in primo livello imporre una vaccinazione per tutti e in ultimo livello arrivare a quello che noi tutti ormai chiamiamo comunemente una dittatura sanitaria. Purtroppo credo che quello che l'abbia ucciso sia questo, la realizzazione di far parte di un mondo al quale lui ovviamente si è reso conto di non appartenere. Questa cosa del dottor De Donno è molto grave, lo hanno denigrato, lo hanno isolato, lo hanno ostacolato, gente a tutto servizio del potere, falsa e bugiarda, ha denigrato e isolato e maltrattato, umiliato una persona buona, un medico vero che voleva aiutare il prossimo, che voleva guarire i suoi pazienti. Mi ha colpito profondamente questa la morte del dottor De Donno. Lo sentii ultimamente e gli dissi: dottore, che cosa è successo? Perché così? E lui mi disse: no, lasci stare, vuole che diciamo qualcosa, che facciamo qualcosa. E lui mi disse: no, io ho avuto un anno molto faticoso, con quel suo modo tranquillo, pacato di parlare, no? Così umano, così gentile. È diventato l'eroe perché? Perché ha salvato 58 malati terminali di Covid su 58. 58 persone che se fossero state intubate sarebbero morte. Lui le ha salvate. Le ha salvate utilizzando il plasma dei donatori. C'è un problema che non è previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da tutto il resto, che si possano salvare le persone utilizzando metodi che siano diversi da quelli prescritti, cioè ad esempio la puntura miracolosa. Giuseppe De Donno è una persona semplice,
un medico che ha capito che non bisognava intubare le persone, bruciargli i polmoni, ma che con il plasma di donatori che avevano avuto questa influenza col numero avrebbe aiutato anche quelli malati terminali a reagire, a vincere. Quanto era accaduto a De Donno lascia sgomenti per diversi motivi. Il primo motivo è per il silenzio della stampa mainstream, che praticamente ha fatto finta di nulla rispetto ad un medico che è stato primario di pneumologia e che ha curato 58 pazienti su 58 con il siero di perimmone. Il secondo motivo che lascia basiti è proprio perché De Donno era stato lasciato solo. Era uno tra i primi, come ho scritto nel mio libro Coronavirus, stato di paura, a curare le persone e quindi a far capire che non eravamo di fronte alla peste nera, ma che eravamo di fronte ad un virus simile influenzale che si poteva curare. Certo, il comportamento del Ministero è stato incredibile, cioè il Ministero della Salute, che dovrebbe pensare alla salute dei cittadini, in realtà non ha mai nemmeno approvato quelle cure, così come si dimentica di approvare tante altre cure. Ora, si è suicidato De Donno? Beh, io penso che probabilmente sì, anche perché è stato messo alle strette, è stato obbligato ad allontanarsi. Quando disse che aveva la cura con siero iperimmune, gli mandarono i carabinieri a controllare. E quindi, lasciato solo, dopo aver lasciato il dipartimento di pneumologia, dopo essere andato a Porto Mantovano a fare il medico di base in scienza e coscienza anche in questo caso, probabilmente le pressioni che ha avuto, il fatto di sentirsi escluso dalla verità, hanno influito su di lui. De Donno va ricordato come uno dei portatori di verità di questa tragica falsa pandemica. E apriamo il nostro telegiornale, come avete potuto intuire, con la tragica notizia della scomparsa di Giuseppe De Donno, un medico che con tanta umanità, senso del dovere e aggiungerei anche modestia ha salvato la vita a tante persone con una cura che esiste, che lui cercava di promuovere, ma che è stato sempre denigrato, sbeffeggiato da quei virologi da salotto che stanno mattina e sera in televisione e non è stato nemmeno ascoltato dalle autorità sanitarie che si sono completamente disinteressate di questa cura. Su questo tema avete sentito alcune dichiarazioni, ma adesso leggiamo anche dei tweet, uno di Enrico Ruggeri, che lo vediamo in questo momento. Enrico Ruggeri, cantante, scrive: messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV. La sua cura aveva un solo difetto, costava pochissimo. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia che è anche la nostra. E un altro tweet di tenore completamente diverso invece arriva da il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotto, un'organizzazione che in questo anno e mezzo ha fatto previsioni catastrofiche sul virus che però non hanno trovato riscontro nella realtà. E Cartabellotta scrive: strumentalizzare la morte di De Donno per alimentare posizioni Novax e teorizzare complottismi e sciacallaggio allo stato puro. Naturalmente quello che rimane è che questa vicenda ha molti lati oscuri, perché De Donno è stato lasciato solo dalla comunità scientifica italiana, lo avete sentito anche dalle dichiarazioni di chi lo ha sentito ultimamente, era scoraggiato. E noi quindi sentiamo tutti i dettagli di questa vicenda nel servizio di Michele Crudelini. È giunta una notizia che scuote dalle fondamenta l'Italia e quella parte di comunità scientifica che si è da sempre battuta nella ricerca di terapie valide contro il Covid-19. Il medico Giuseppe De Donno, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, sembra essersi tolto la vita, chiudendo così una vicenda che dovrebbe ora far riflettere una buona parte di medici e scienziati. Ma chi era Giuseppe De Donno? Era primario del reparto di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e che si è distinto per il suo impegno in prima linea nella sperimentazione di cure contro il Covid-19 già nella primissima fase di emergenza. Tra gli ospedali di Mantova e Pavia tra febbraio e marzo 2020
È stata infatti iniziata la sperimentazione del cosiddetto plasma iperimmune nella cura contro il Covid. Si tratta del plasma ottenuto da persone che hanno sviluppato una grande quantità di anticorpi e che una volta trattato può essere trasmesso nelle persone malate, anche gravi, per la loro cura. Ed è stato lo stesso De Donno a spiegare durante un'audizione al Senato qual era la reale situazione di quei mesi e quali motivazioni lo hanno spinto verso la ricerca di questa nuova sperimentazione. Abbiamo deciso che dovevamo fare qualche cosa perché le armi che avevamo a disposizione erano delle armi spuntate e abbiamo ragionato a lungo e il nostro ragionamento ha portato a pensare che dovevamo utilizzare qualche cosa di diverso rispetto a quello che avevamo a disposizione. Ci è venuta in mente la spagnola e da lì è partito tutto un ragionamento locale che analogamente veniva portato a Pavia. Questo è un miracolo, cioè quando due strutture ragionano allo stesso modo e alla fine si incontrano danno un risultato che è un risultato spettacolare. Fin da subito però la strategia portata avanti dall'ospedale di Mantova è stata presa di mira da istituzioni, virologi e fact-checkers. Le prime hanno reagito con un accertamento dei NAS all'ospedale di Mantova, i cui motivi non sono stati mai del tutto chiariti. Mentre tra comparsate televisive nei salotti Rai e con tweet al veleno, il virologo Roberto Burioni sminuiva il valore della ricerca degli ospedali di Mantova e Pavia. Non è una pozione magica, aveva detto in riferimento al plasma iperimmune. Allo stesso tempo, il solito esercito di fact-checkers si era adoperato nel creare un'aurea di scetticismo intorno a questo nuovo tipo di cura. Terapia che comunque aveva il vantaggio di essere quasi a costo zero, come confermato dallo stesso De Donno, sempre durante l'audizione al Senato. L'outcome principale è quello della mortalità. Noi ci eravamo prefissati di ottenere una riduzione della mortalità e questo risultato è stato ottenuto. E la cosa che più è importante, come dico sempre, è che questo tipo di trattamento è un trattamento democratico e quando lo dico è perché ci credo veramente. È un trattamento che parte dal popolo e torna al popolo. È un trattamento che esprime una grandissima solidarietà. Una solidarietà del guarito verso l'ammalato. Un trattamento sicuramente sperimentale ma a basso costo e che ha dato risultati incoraggianti rispetto alle armi spuntate con cui i medici si sono dovuti confrontare con la malattia in quel primo periodo di emergenza. Ebbene, abbiamo arruolato 48 pazienti. Di questi 48 pazienti l'outcome è soddisfacente, nel senso che 46 di questi pazienti sono guariti. Nella casistica mantovana sono guariti tutti, cioè tutti quei pazienti che abbiamo arruolato nel protocollo sono stati dimessi, sono attualmente a casa loro. Con questi pazienti io ho avviato un follow up, quindi li sto rivedendo frequentemente anche a controllo e devo dire che anche nel follow up non ci sono stati casi di recrudescenza o di ricaduta. Risultati che tuttavia non hanno portato l'attenzione che ci sarebbe aspettati dalle principali istituzioni sanitarie. Istituto Superiore di Sanità e AIFA in testa. Io mi sarei aspettato che Istituto Superiore di Sanità e AIFA mi contattassero, non me personalmente, ma contattassero la mia azienda, il mio ospedale, che è l'ospedale Carlo Poma. Io non ho mai sentito nessuno e questo è avvilente quando ti contattano altre istituzioni del mondo, molto più importanti di Istituto Superiore di Sanità. Molto più importanti di AIFA. E tuttora, a distanza di oltre un anno dall'inizio della sperimentazione, l'Istituto Superiore di Sanità non sembra nutrire particolare attenzione verso il plasma iperimmune. Gli studi clinici ad oggi condotti, tuttavia, non riportano chiare prove sulla sua efficacia terapeutica e pertanto questa terapia è ancora da considerarsi sperimentale. Così riporta ancora oggi l'Istituto. Perché dunque, ad oltre un anno e mezzo dalla sua introduzione, la questione plasma si è del tutto arenata? Un aspetto sicuramente curioso della vicenda è che l'Istituto Superiore di Sanità, nella primavera 2020, aveva scelto l'ospedale di Pisa come principal investigator dello studio per la sperimentazione del plasma. Questo nonostante Pisa avesse applicato la terapia a soli due pazienti, un'esperienza clinica decisamente inferiore rispetto a quanto fatto a Mantova. Perché Pisa? Non lo so. Sono sconcertato da questa decisione e sono sconcertato nonostante il fatto che stamattina, leggendo la stampa, il presidente Rossi, il presidente della Toscana, abbia minacciato di querelarmi. Una cosa gravissima, la politica che vuole ammutolire la scienza.
e non lo so perché Pisa, e secondo me qualsiasi città lombarda andava bene. E se voi dovete fare un intervento di cardiochirurgia, a chi affidate il vostro cuore? A chi ha esperienza o chi esperienza non ce l'ha? È ovvio che ci sarà un motivo perché Istituto Superiore di Sanità e AIFA abbiano deciso di affidare a Pisa questa sperimentazione, tra l'altro che Pisa non è riuscita ad arruolare nella prima fase. Ce lo spiegheranno e io sarò prontissimo ad accettarne le spiegazioni, ma che non mi vengano a dire che ci sono motivi scientifici, perché così non può essere. Un'anomalia che potrebbe essere spiegata con la presenza non prevista alla stessa audizione al Senato di Paolo Marcucci, amministratore delegato di Kedrion Biopharma, colosso dei plasma derivati. Paolo Marcucci, che risulta essere fratello del senatore capogruppo del PD Andrea Marcucci, Partito Democratico che per uno strano scherzo del destino è il gruppo politico che ha il controllo della regione Toscana, dove l'Istituto Superiore di Sanità ha autorizzato la sperimentazione al plasma. La strada era però ormai stata tracciata e a nuovi protocolli di cura le principali istituzioni mediche e politiche hanno preferito percorrere come unica strada quella della vaccinazione. Una tendenza confermata anche dalle parole dello stesso De Donno. Io sono molto franco, c'era e c'è la volontà di nascondere questo trattamento. Se guardate i media si parla solo di vaccino, mentre il trattamento al plasma non costa quasi nulla. L'Italia ha quindi deciso di abbandonare De Donno, che nel giugno scorso si era anche ritirato dal ruolo di primario, tornando ad esercitare così la semplice attività di medico di base. Ed è stata abbandonata anche la sua terapia sperimentale, per poi scoprire che all'estero aveva avuto invece un riscontro positivo. Lo scorso febbraio 2021 è infatti arrivato il riconoscimento di una prestigiosa rivista americana, la Mayo Clinic Proceeding, che fa capo alla Mayo Foundation e che ha pubblicato i risultati positivi della sperimentazione. La vicenda De Donno dovrebbe quindi rappresentare un campanello d'allarme per tutta quella parte di comunità scientifica che da un anno e mezzo a questa parte ha deciso di diffondere dogmi, certezze e verità assolute, senza in realtà averne. E che troppo facilmente si sono scagliati, chi per interesse e chi per scarso senso critico, contro qualsiasi terapia che potesse rappresentare una valida alternativa alla vaccinazione. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla tragica scomparsa del medico Giuseppe De Donno, a cui lasciamo un ricordo, e parliamo di scuola, perché l'Associazione Italiana dei Presidi Italiani ha incontrato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per chiedere che gli studenti siano obbligati alla vaccinazione, altrimenti, dicono, si tornerà a fare scuola a distanza. Ma su questo il governo frena, perché il ministro dice: sicuramente, siamo certi, torneremo in presenza in classe a settembre. Sentiamo. Vaccinati oppure sarà didattica a distanza? Lo ha detto l'Associazione dei Presidi, che ha incontrato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, chiedendo il Green Pass per tutto il personale scolastico e per gli studenti. Mentre in altri paesi come Francia, Germania e Gran Bretagna si sconsiglia la vaccinazione per i giovani. Se questo non dovesse accadere, si potrebbe tornare alla didattica a distanza. Bisogna anche valutare tutte le possibilità riguardo alle alternative per i non vaccinati, spiega il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Antonello Giannelli. Se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la DAD, ma vorremmo capire come fare per evitare disparità di trattamento. Resta però il fatto che per i presidi ad una mancata vaccinazione di massa del personale scolastico corrisponde la reintroduzione della DAD. Ma il governo frena su questa ipotesi. Lo stesso ministro dell'Istruzione Bianchi si dice sicuro che a settembre si tornerà in classe. Anche i ragazzi stanno rispondendo benissimo. Il generale Figliuolo ha detto che arriveremo a settembre ai 2/3 dei ragazzi vaccinati. Ho grande fiducia in loro, ha detto il ministro. Quindi sì alla scuola in presenza, ma è necessario che si proceda speditamente per una vaccinazione che possa coprire sia gli studenti che il personale scolastico. Per quanto riguarda una possibile obbligatorietà del vaccino per il personale della scuola, si farà riferimento alla campagna vaccinale. Se questa non dovesse presentare i risultati sperati dal governo, potrebbe essere introdotto l'obbligo. Sul fronte dei docenti risultano vaccinati l'85%. Il ministro Bianchi spiega che per il momento non è previsto nessun obbligo.
Dalle regioni arriva il monito di Giovanni Toti, presidente della Liguria: se non sarà garantita la soglia di sicurezza di personale immunizzato, è bene valutare di introdurre l'obbligo vaccinale. Ma la scuola ha ben altri problemi da risolvere, ad esempio la messa in sicurezza degli edifici, le classi sovraffollate, la questione dei docenti in attesa di una collocazione, tutte questioni che si trascinano da anni e che sembrano meno importanti della vaccinazione di massa. Per il momento il governo sembra intenzionato a ripartire con una scuola, tra virgolette, normale a settembre. Vedremo se questi saranno soltanto propositi propagandistici o corrisponderà alla realtà. E dopo giorni di proteste e contestazioni, il Parlamento francese ha approvato il pass sanitario. Negli ultimi giorni sembrava che il presidente Emmanuel Macron potesse fare un passo indietro e invece, con 156 voti favorevoli, 60 contrari e 14 astenuti, la legge è passata. Ora si attende la pronuncia del Consiglio Costituzionale. Al momento il pass si applica solo agli adulti, mentre dal 30 settembre verrà esteso anche agli adolescenti oltre i 12 anni. Evidentemente a nulla sono servite le proteste che hanno attraversato la Francia nei giorni scorsi, quando centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l'introduzione del pass sanitario. Dall'inizio di agosto sarà necessario per accedere a caffè, ristoranti, fiere, mostre, istituti medici, tranne le urgenze, ma sarà necessario anche per viaggiare in aereo, in treno, in autobus a lunga percorrenza. I prefetti potranno imporlo anche nei centri commerciali. E in caso di triplice violazione del provvedimento, in 45 giorni sono possibili pene fino a un anno di chiusura e 9.000 euro di multa. Le persone che dal 30 agosto non rispetteranno l'obbligo vaccinale imposto alla loro professione non saranno licenziate, ma sospese dal servizio senza stipendio. E adesso cambiamo argomento, torniamo in Italia. L'avvocato Roberto Martina si era presentato in un hub per la somministrazione del vaccino, ma avrebbe voluto che il personale sanitario sciogliesse alcuni suoi dubbi. Ma a quanto pare non è andata così. Noi lo abbiamo raggiunto, sentite cosa ci ha detto. Avvocato Roberto Martina, sappiamo che lei stamattina si è presentato in un centro vaccinale. Com'è andata? Ma diciamo non bene, perché appunto da cittadino ho prenotato perché volevo anche avere delle informazioni e volevo vedere come si svolgeva, avendo numerosissimi dubbi, incertezze e timori. Io ho fatto delle domande e arrivati al punto, pur avendo detto che ad esempio ho avuto in passato delle allergie molto gravi che mi avevano comportato degli accessi al pronto soccorso con immediata somministrazione di adrenalina e di cortisone, hanno detto che non c'era problema, potevo vaccinarmi, hanno visto che io non avevo fatto nessun tampone dall'inizio della pandemia perché sono sempre stato molto bene, perché non ero neanche entrato in contatto con nessun positivo. Quindi ho chiesto se non era il caso di fare un test antigenico per misurare il livello anticorpale e mi è stato esibito un provvedimento dell'OMS nel quale era scritto, mi hanno detto che era recentissimo, nel quale era scritto che il test antigenico non era indicato, con il che io ricordo benissimo di un militare dell'aeronautica in Sicilia che ha perso la vita proprio a causa del fatto che la sua memoria immunitaria aveva conservato i test, aveva conservato gli anticorpi per il virus, per questo virus che lui non si è reso conto di aver avuto e che purtroppo è morto, quindi per una crisiade. Ho contestato questo, ho chiesto spiegazioni su questo per essere rassicurato, ma di tutta risposta mi è stato detto che non c'era bisogno che fosse nel consenso informato, perché i consensi informati vengono aggiornati frequentissimamente. Quindi se non c'era dentro era perché evidentemente non ci sono certezze. Io insomma, ricordavo anche che la procura, se non sbaglio, di Siracusa aveva invece stabilito un nesso causale con la morte del militare e pertanto aveva concluso con una CTU in questo senso, quindi una diretta conseguenza della vaccinazione rispetto alla morte. E a quel punto mi hanno alzato la voce, ho cercato di riportare la calma io chiedendo di parlare con una persona qualificata, maggiormente qualificata, perché
mi tocca dire che non ho trovato una accoglienza, una adeguatezza informativa neanche sufficiente. Magari non era il mio caso, però mi metto nei panni di qualcuno che fa qualche domanda in più e ne riceve questo. Io, insomma, poi tra l'altro il mio tempo me lo sono preso, anche perché è stato in diversi punti conflittuali e che ho registrato. Quindi lei ha avuto, insomma, la prontezza di registrare tutta questa conversazione con il personale? Beh sì, anche perché, ecco, ripeto, hanno cominciato a gridare, ad alzare la voce e dunque io non mi sono più sentito tranquillo. E ieri a Roma sono scesi in piazza del Popolo i ristoratori, gli esercenti, quelli che hanno bar, ristoranti, luoghi in cui la gente si incontrava, perché da un anno a questa parte hanno subito una grande crisi, una crisi davvero nera, e quindi si sono riuniti sotto lo slogan Io apro. Si sono incontrati a Piazza del Popolo, ci sono stati dei momenti di tensione con la polizia quando hanno tentato di raggiungere Piazza di Spagna. Le nostre telecamere erano a Roma con Miriam Gualandi, vediamo com'è andata. Il governo dice che il Green Pass è l'unica strada per mantenere aperti i ristoranti, gli esercizi commerciali. Che cosa rispondete voi? Il governo continua a tirarsi indietro perché sa bene che bisogna fare investimenti per le terapie intensive, investimenti per i mezzi di trasporto, investimenti sulle scuole, investimenti che non vengono fatti. È facile dire ai ristoratori aprite, chiudete, adesso no, fate entrare solo i vaccinati, quando sappiamo bene che il Green Pass, il fatto di avere uno o due dosi di vaccino, non copre assolutamente. Tu puoi contagiare, puoi essere contagiato, quindi non ha alcun senso logico. Sul palco hai detto di essere vaccinato e questo a dimostrazione che questa non è una piazza Novax come verrà riportato sui giornali domani. Questa è una piazza Freevax, noi siamo per le libertà. C'è chi si è vaccinato, c'è chi non si è vaccinato. Questa è una piazza no Green Pass, è una cosa molto diversa. Noi siamo contro questa forma di dittatura nei confronti delle persone che non hanno voglia di vaccinarsi. Io ammetto che anch'io ho fatto il vaccino, ma ci ho riflettuto e non ero tanto convinto. Non siamo noi che dobbiamo fare da sceriffi e siamo stufi di pagare oneri, costi e gravami di questa crisi. Qui non è che ci sono uomini di destra o persone di destra, qui c'è gente che rappresenta un po' tutto l'arco partitico, va bene? E allora il governo deve dare un pochettino attenzione a questo popolo, di destra e di sinistra e di centro. Tu sei un insegnante, quindi sei fra le persone che rischiano un obbligo di vaccinazione, perché sei qui in piazza? Sono qui in piazza per chiedere che si rispetti la libertà di scelta, come ho scritto su questo cartellone. Quindi io spero che davvero i politici ascoltino la nostra richiesta di smetterla, di mettere le persone le une contro le altre. Questo sia un grande pericolo. E invece lasciare le persone libere di scegliere secondo le proprie informazioni, secondo coscienza, secondo la propria situazione e condizione. Rischio la sospensione, ma lo faccio volentieri per dei principi che ritengo imprescindibili, soprattutto a scuola. Lasciateci passare! Libertà! 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 Abbassate il casco! Ragazza divisa! State col popolo! State col popolo! Siamo in una crisi epocale a livello costituzionale, a livello giuridico, filosofico, antropologico e culturale. Una situazione drammatica che dovrebbe vedere le forze dell'ordine schierate dalla parte giusta della storia finalmente. E invece questa cosa non succede. Stanno schierate dalla parte del potere, un potere nefasto, un potere fascista, e questo è quello che vedete, cioè le forze dell'ordine che difendono il fascismo. Quello che si chiede è il ripristino dello Stato di diritto, il ripristino della Costituzione. E questa era l'ultima notizia. Io vi ricordo che potete rivedere questo telegiornale andando sul nostro sito www.bioblu.com. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima.